Comincia oggi a 3 giorni di comunicare fisica, l'incontro organizzato dall'INFN in collaborazione con Città della Scienza. Marco Cattaneo, che è direttore delle scienze National Geographic, ha raccontato un po' quali sono le sfide della divulgazione scientifica. Tu dirigi due grandi riviste di divulgazione scientifica con una grande storia, entrambe tra l'altro di origine americana. Qual è il problema della divulgazione scientifica italiana? Perché qui in Italia le due grandi riviste di divulgazione scientifica hanno un'origine internazionale, hanno un'origine straniera? È una bella domanda, perché quella tradizione lì è una tradizione che rimonta probabilmente all'inizio dell'Ottocento, a quando il mondo di lingua inglese ha scelto di raccontare la scienza in un modo estremamente chiaro, estremamente aperto a tutti, in modo che tutti avessero la possibilità di accedere a quelli che sono i progressi scientifici, perché i progressi scientifici sono poi quelli che ci cambiano quotidianamente la vita. Da noi progressivamente, lo si dice sempre, no? Io, Felice Ippolito, che era il fondatore delle scienze negli anni 60, diceva sempre: La scienza deve uscire dalla sua torre d'avorio. Ora, ancora stiamo a parlare della torre d'avorio in cui è chiusa almeno in parte la scienza, perché qualcuno ha capito benissimo che la scienza si deve aprire il più possibile ai cittadini, però ancora stiamo parlando di una torre d'avorio in cui una buona parte della comunità scientifica rimane chiusa, mentre invece in quel mondo, nel mondo di lingua inglese, gli scienziati hanno capito e sanno benissimo che è un loro preciso dovere, oltre che un piacere, una passione per molti, raccontare quello che fanno nel loro quotidiano. Infatti nel tuo intervento tu parlavi della capacità di outreach della NASA. Realtà scientifiche italiane, grandi realtà scientifiche italiane, hanno invece una maggiore magari difficoltà a raccontare al pubblico quello che fanno quotidianamente. Devo dire che fino a qualche anno fa le grandi realtà scientifiche italiane non avevano nemmeno gli uffici stampa, cioè stiamo dicendo, non diciamo 5 ma 10, 15 anni fa, quando io ho iniziato a lavorare, era all'inizio degli anni 90, non c'erano uffici stampa, il CNR aveva una persona in ufficio stampa che sostanzialmente mandava da Roma a Milano un fax al mattino per invitarti a una conferenza stampa che ci sarebbe stata a Roma al pomeriggio, per cui queste cose un po' improbabili 25 anni fa, e oggi si stanno costruendo degli uffici stampa un pochino più strutturati, con un numero maggiore di persone con migliori competenze, e devo dire che in particolare, se posso fare dei complimenti, NFN e INAF si stanno muovendo in una direzione di maggiore apertura al pubblico, e se ne vedono anche i risultati, secondo me. Nel tuo intervento hai parlato anche, per esempio, della notizia recentissima di ieri del premio Nobel per la fisica, a cui i giornali hanno dedicato, diciamo, un trafiletto molto breve rispetto a quello dell'anno scorso. C'è anche un problema di comunicare alcune scoperte, soprattutto quelle, diciamo, di tipo più pratico rispetto ai grandi temi della fisica? Senza dubbio, so che all'ICTP di Trieste, perché lo leggevo tra i miei amici di Facebook, i fisici teorici hanno commentato questa cosa dicendo: sì, vabbè, ma l'hanno dato degli ingegneri il Nobel. In realtà l'hanno dato dei fisici che hanno fatto una scoperta fondamentale, in realtà, per molti aspetti pratici. La cosa che a me fa impressione è che il bosone di Higgs, che sicuramente evoca chissà quali fantasie, è stato celebrato come la grande scoperta con pagine e pagine sui quotidiani. La scoperta del LED luce blu, che ha permesso di fare LED a luce bianca, quindi di ottenere un risultato di efficienza energetica, un risparmio energetico sulla luce spaventoso, e che influiranno sempre di più nella nostra quotidianità, perché cambieremo tutte le lampadine con questi oggetti molto più efficienti, abbia meritato a malapena quelle 20 righe, forse perché non se ne è apprezzato in pieno l'impatto spaventoso su quello che è la nostra vita, perché sicuramente la LED a luce bianca, la luce LED, ha un impatto sulla nostra quotidianità che è infinitamente superiore a quello del bosone di Higgs. Su questo credo di non avere grandi dubbi. Grazie, Marco.